il mosaico, la prima parte del mosaico conosciuto era questa parte qua con la treccia, e si conosceva solo questa zona qui. Dopodiché, pulendo, abbiamo visto che il tappeto abusivo prosegue sia verso il lato, questo è il lato nord, settentrionale, ma prosegue anche oltre il muro, dalla parte dell'altro casolare, che è il casolare Fata. Ma soprattutto la parte interessante è pure quest'altro luogo, quest'altro tappeto musivo, di quadro musivo, dove si può vedere la coda appunto di un animale probabilmente marino, sì, con questa decorazione floreale e questa cornice. Anche questo è un terzo di tutta l'estensione della decorazione, che prosegue dall'altro lato. Qui siamo su 4 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, quindi se vogliamo almeno raddoppiare siamo circa su 8 e 4 metri di larghezza, e quindi è un mosaico di tutto rispetto. Poi abbiamo, cioè, tutto l'apparato murario in opus reticolatum, che si è conservato e viene anche chiamato opus mistum, perché c'è questa alternanza tra l'opus reticolatum e la presenza dei laterizi. È una tecnica che si faceva, l'opus reticolatum, tra il primo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. Dopodiché i romani cambiano la tecnica edilizia, e quindi questo ci permette anche di datare questa zona, questa struttura, prima avanti o primo dopo Cristo. Per la grandezza dei cubilia, così si chiamano, io sarei propensa più al primo avanti Cristo, perché poi si riducono un pochino, infatti a Chieti c'è tutto opus reticolatum, sì. Però i cubilia sono più piccoli, e sappiamo che quelli del primo secolo dopo Cristo, quindi insomma, però vabbè, queste sono datazioni che... Grazie. Prego. Grazie. Allora, questa che dove ci troviamo è l'area individuata dal professor Adriano La Regina come l'area del teatro. Nella sua pubblicazione, presentata tra l'altro all'Accademia dei Lincei, c'è anche il disegno della cavea e degli spalti. Noi dovremmo essere nella parte alta, cioè nella parte, diciamo, degli spalti dove si sedevano, mentre la cavea e la parte scenica dovrebbe essere qui sotto. Poi vedremo anche perché vedrete che anche lì tutta la perimetrazione della casa è con opus reticolatum, cioè la stessa tecnica edilizia che abbiamo visto per le terme. Fortunatamente abbiamo anche un testimone degli scavi che sono avvenuti proprio dopo gli ulivi, in questa zona degli ulivi, dove probabilmente è individuata l'area del foro. Ah. Carlo, racconta tu, sì, perché io non ero presente, no, però tu sì. Sono scavi iniziati
il 17 agosto dell'88 proprio, questo giorno qua. Benissimo. Però hanno riguardato la parte dopo quella siepe. Dopo quella siepe, sì. Comunque sono venuti fuori parecchia roba, parecchi capitelli, pare che ci fosse là, diciamo, la città, il comune si sviluppava in quella parte là, infatti c'erano altri reticolati che distinguevano proprio le case, abbiamo trovato parecchie otre, addirittura piene ancora di grano, parecchie sono state spaccate purtroppo. Abbiamo fatto degli scavi, diciamo, a campione, pezzati, perché non, dicevano che non c'avevano soldi per ampliare gli scavi. Però da quello che è uscito fuori dalla parte di là era notevole tutto quello che abbiamo trovato. Tra l'altro dalle fotografie mi pare che avete trovato anche un tratto di strada basolata. Quella sì, che si spingeva ancora sul lato dell'Avello, diciamo. Quella parte lì. La parte là dell'Avello, l'ultimo angolo qua a destra che costeggia la strada, c'era sotto un altro mosaico enorme. E qua si diceva addirittura che c'erano delle terme, perché noi abbiamo trovato dei coppi, ma non usati come tegole, messe uno sopra l'altra, che defluiva l'acqua. Addirittura si pensava che sotto ci passasse dell'acqua calda. Erano riusciti a fare delle condutture, infatti c'erano dei mattoni con piccoli fori quadrati dove passava l'aria calda che era scaldata. Ah sì, le sospensure. I nomi tecnici non li so. Poi io giocando da questo versante qua, diciamo che è tutto bosco qua dietro, quando ero piccolo, avevo trovato tipo una grotta, che però la parte anteriore era crollata, quindi c'era solo la terra. Quando lo feci notare agli archeologi che sono venuti nell'88, si sono addentrati, hanno trovato un po' di ossa, che poi sono risultate delle galline, quello qualche... Però addirittura più in fondo, diciamo, verso lo scavo, era fatto con mattoni incrociati a triangolo, e pare che fosse la volta di qualche fognatura. Di qualche fognatura, potrebbe anche essere anche lì una specie di... Era fatta così, cappuccina. Cappuccina, sì. Sì, così, con i mattoni messi a spine di pesce, potrebbe, diciamo. Potrebbe anche essere un acquedotto, non è detto per forza. Potrebbe. Perché, sì. E loro dicevano che forse potesse essere... Quello Adriano ad Atene è fatto così. È fatto proprio... Ma pure... Sotterraneo, la parte sotterranea. Sì, sotterraneo. Sì. Fatto... Sì, mi ricordo che io personalmente ho percepito una testa così, tutta scolpita con dei fori, che era un resto di una fontana. Ah, addirittura. Che dovrebbe, che dovrebbe essere conservata al Museo di Chieti. Perché... Sì. Ecco, tutti questi materiali perché dove questo... sono? Al Museo di Chieti? Sì, questo sì è ma in cartina. Perché io ci sono andati al Museo di Chieti. Allora, attualmente una parte di quello che è stato trovato è esposto al Museo di Villa Frigeri. A Villa Frigeri, sì. C'è proprio una vetrina dove sono raccolti alcuni elementi di della necropoli, sì, alcune piatti. Ah, delle necropoli. Poi sono c'è delle pure, monete, pure delle abbiamo trovate. No, c'è un tesoretto di 200 e passa monete. Oh, caspita. E lo stava studiando la Campanelli, poi è andata in pensione, forse, però è un tesoretto interessante, ci sono monete italiche, ci sono monete frentane. Ma sono denari, roba d'argento, rame? D'argento no, bronzo. Qua tutto bronzo. Prevalentemente bronzo. Bronzo. Addirittura abbiamo ritrovato degli ampolletti di vetro. Con dentro l'oro, quello è esposto. Sì, stavano pure qua dietro, diciamo. Sì, ne abbiamo trovate, dei monete abbiamo trovato tantissime qua. I spilli da baglia pure. Parecchi oggetti in vetro che comunque era apparentemente strano che fossero qua. Comunque qua si calcolava una popolazione quasi di 8.000 abitanti. Sì, allora quello che mi preme anche dire è che grazie a una persona del posto, attualmente se andate al museo di Casoli potete vedere... Casoli ha un museo, non lo sapevo. No, allora, all'istituendo museo di Casoli, ho sbagliato io, all'istituendo... Ma se ne sta occupando lei? Non proprio direttamente, all'istituendo museo di Casoli abbiamo trasportato un'epigrafe funeraria che era conservata presso la casa di una... persona più avanti dove siamo noi ed è funeraria, è probabilmente un liberto che dedica questa sepoltura a un suo parente o in agris, tra l'altro è venuto nel 2018 Adriano La Regina, il professor La Regina, e sospetta che siano degli schiavi siriani perché il cognome, insomma almeno il nome è particolare.
E poi, no, quest'anno abbiamo fatto questo trasferimento, praticamente un epigrafe, lo dico a tutti quanti, qui stiamo insieme, di Antonino Pio, che dedica un qualcosa, che può essere o un tempio o un arco di trionfo, non lo sappiamo purtroppo, all'imperatore Adriano. E quindi questa epigrafe ci dà la testimonianza che questo era un centro urbano. Certo. No, ma poi recentemente, perché per avere dedicato un qualcosa ad Adriano, vuol dire che poco dopo la morte, sì, diciamo 140-145 al massimo, sì, infatti, molto a ridosso. L'imperatore va dal 138 al 161, certo. Antonino Pio. Quindi probabilmente sì. Siamo in quel periodo, 140-140. Quello hanno datato 4 secolo avanti Cristo, degli scavi che, quella degli scavi che abbiamo fatto qua. Alcune, però quelle di cui tu mi parli mi sembrano più epoca romana, 4 secolo avanti Cristo. Hanno ritrovato qualcosa che hanno datato 4 secolo avanti Cristo. Questo bisogna vedere. Quello che, forse qualche foto ritrovo a casa di mia mamma, in Benganel, te lo posso mandare. Sì. Poi, ma, mi sa che c'è una foto di un capitello. È un'altra foto in cui è raffigurata, diciamo, una cosa quadrata che raffigura tutte delle foglie intrecciate. Pare che fosse un fregio. Dovrebbe essere il tempio così, con i pilastri sotto, dovrebbe la fascia che ricopriva in tempio così. Sì, la sima del tempio. Con delle foglie molto... Non solo, ma da qui proviene la bellissima testa Giulio Claudia, che è esposta al museo sempre di Villa Fuggiero. Dal teatro? Da qua? Da qua, da questa casa qui, e prima il padre suo l'aveva attaccata proprio a questo muro qua, da qui, proprio qui. E gliel'hanno fregata. E l'hanno portata al museo di Villa Fuggiero, sta esposta lì. Ce n'è pure un'altra un po' sbozzata, un po' più, come posso dire, caratteristica, diciamo, fisionomica romana, insomma, meno bella, insomma, il protagonista non è Giulio Claudio, insomma, non ha quella, e probabilmente è un personaggio importante del luogo ed è rappresentato proprio con le fattezze umane tipiche, insomma, meno belle. E c'è un'altra cosa pure che hanno... Quella testa portata di una fontana, si sono resi conto che qua comunque hanno portato l'acqua. Eh beh, certo. Perché quella fontana, quella testa, era la testa in cui c'era dell'acqua. Ma se ci stavano le terme, ci sta l'acqua per forza. Sì, sì, sì. Se sì, ci sono i mattoni forati delle sospensure. L'acqua. Siccome la fonte è in basso e qua siamo più alto, era il dubbio che forse le terme. Potesse essere giù. Ma comunque hanno accettato di domandare quella fontana che anche qua sopra hanno portato l'acqua. Può essere. Magari che questi coi sifoni se ne fregavano, potevano portare l'acqua da tutte le parti. Il sistema dei sifoni. Certo, sì. Erano, per questo erano veramente capaci. Poi l'ultima, diciamo, attività dell'associazione, purtroppo quest'anno non abbiamo potuto, ma avevamo ripulito, se poi ci fate caso un attimo, questa non si sa se è la porta, questa, vedete tutta questa cespuglio di... Qua ci stava una famiglia di 5 persone. Però qui è attestato un castello, una specie di castello medievale. Ma dove? Si chiama Castello, ma qui lo vediamo, Castello Boario, probabilmente è l'unico perché non, ed è anche segnato dalla sovrintendenza, questa è una zona che sarebbe il caso, è una proposta che io vorrei fare. Sì. Questa parte qui, questo muro, sì, che prosegue per... Allora, noi siamo pure un po' indecisi se proseguire oppure no pulirlo, perché non sappiamo se il muro regge l'edera, il muro. Per cui, purtroppo la vegetazione qui è ricresciuta, però appunto è testimoniata questo, d'altronde, questo punto d'avvistamento praticamente, perché era chiamato pure Porta Boaria, da qui è visibile tutta la piana dell'Aventino, Civitella, Messina, Raimondo. Vedete morire quell'affare. Pure là non sappiamo se è quella reggerlo io. Potrebbe reggerlo. E quindi...
No, volevo chiedere sì. una cosa, perché sembra come se abbiamo fatto una passeggiata archeologica, però immaginaria, nel senso no, che... adesso dobbiamo scusare. No, nel, nel senso che quello che abbiamo visto è un po' quello che, grazie, ci avete raccontato, però sì. ce lo dobbiamo immaginare, la parte restante sì. del mosaico, il teatro, sì, i resti, sì. ma c'è un progetto di rendere una vera e propria area archeologica questa? Perché adesso è come se fossimo in un limbo, cioè siamo qui ma in maniera un po', cioè siamo entrati nella cantina così, di una persona. La nostra, però dico c'è un progetto il nostro obiettivo è quello, il nostro obiettivo sicuramente è quello di non solo valorizzare quello che abbiamo già visto, ma anche ampliare, perché abbiamo altre notizie, mo ci vuole quelle che stava dicendo pure Carlo, però non è anche un problema di forze, perché cioè, da chi? È un problema di burocratico. Volontà. Burocratico, solo burocratico. Perché i ragazzi che mi assistono dell'associazione La Roma, loro sono pronti a fare tutto e sono capaci di fare tutto. Ah, perché io quindi non ci sarebbe neanche un problema, dice, di risorse, di braccia. Qui siamo molto, per questo siamo molto autonomi, però se non abbiamo le autorizzazioni non ci possiamo muovere. Sì. E noi ci siamo mossi in un locale privato. No, infatti dicevo, è assurdo, perché è vero che l'Italia è piena di archeologia, di bellezze, però qui non è che ce ne sia, cioè comunque il territorio ne ha bisogno. Io sono originaria di Fara, mi vergogno a dirlo, non sapevo neanche ci fosse, esistesse. Cioè, la Roma è la strada che porta a Pescara, nient'altro. È un problema un po' di tutti, è un problema dell'Italia, perché naturalmente, però quello che dico io, quando ci sono queste realtà operative sul territorio e volenterose, non sfruttiamole, ma utilizziamole, cioè ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Signore, cioè cerchiamo di rispondere positivamente a queste esternazioni di interesse. Tra l'altro, i ragazzi che mi seguono sono tutti allievi di maestri di Piano La Roma, che li hanno portati negli scavi. Quindi l'educazione, quando si dice l'educazione, la cultura, la scuola fa, perché quando sono appassionata, faccio l'archeologa, ma è una mia interesse, però quando sono venuta qua e ho trovato questi ragazzi che rispondevano, è perché loro da piccoli, mo ci vuole, come i piccoli che vedi qua, sono stati educati. E allora ringraziamo il Signore che ci sono questi ragazzi così, cioè non li sperdiamo, perché poi non possiamo recriminare che l'Italia è quella che è. Cerchiamo di dare risposte a questi ragazzi. No, infatti speriamo che io quello di riesca a valorizzare. Sì. Parlavate con il signore di prima, disse mattonelle bucate, no? Questo l'ha visto lui, però. Ma è una superficie o solo verticale alcune di quelle? Cioè, è una superficie? Non lo so, perché l'ha visto io, non questo perché l'ha scoperto durante gli scavi dell'88. Io i romani avevano scoperto, facevano la stanza cantina. Cioè ponevano nel soggiorno dove abitavano. No, le sospensure, dici. Sì, ma le sospensure ci facevano entrare l'acqua per fare il radiante con noi, cioè sì, per riscaldare. Ma loro già lo facevano, scaldare d'inverno e raffrescare d'estate. Sì, sì, sì. Quindi sì, è per quello quindi, che avete potrebbe trovato. Potrebbe essere per quello, potrebbe essere che ci possono essere anche delle. Ed è documentato fotograficamente? Lui ha detto che ce l'ha delle fotografie. No, interessante. Personalmente non ce l'ha. No, non chi ce l'ha? Sicuramente, siccome loro hanno fatto gli scavi, lui ha partecipato agli scavi proprio col piccone, la vanga, poi sono arrivate delle ragazze che studiavano, immagino, archeologia, e che quindi sono andate più in profondità, e lui gli ha indicato quello che da bambino, vedi, giocando in campagna aveva trovato, quindi ha detto guarda, lì ci sono dei buchi con dei mattoni, allora, quello allora che un ragazzino può vedere come una cosa strana in mezzo a una situazione del genere. Quando sono arrivate loro gli hanno detto che probabilmente lì ci passava l'acqua ed era un metodo per riscaldare l'acqua. Questi sono ricordi di un ragazzo di 20 anni, che allora aveva 20 anni e che per la prima volta aveva a che fare con queste cose. Cioè lui non aveva fatto studi specifici riguardo, li ha solo portati nei posti. Però qualcuno ha fotografato. Speriamo di sì, però le ripeto, io al Museo Archeologico di Chieti ci sono andata, ho visto quella teca che dice la signora dove ci sono i reperti di Cluvi, e poi abbiamo chiesto, perché lui si ricordava che c'era molto più materiale venuto fuori,
E ce l'hanno negli scantinati. Perché se c'è la matta sopra, quello è il cocciopesto, loro usano il cocciopesto per fare i bagni e per fare le saune dentro casa. E quello è interessante, vuol dire che è proprio un sito termale. Il sito è importante. Poi considera che c'erano terme pubbliche e terme private. Cioè, non è che le spase le costruivano pure nelle ville. Cioè, non è che c'era bisogno. Perciò sto dicendo, interessante vedere se c'è la matta sopra. Loro usano il cocciopesto, che poi è il Tadelak che usano in Africa. Lo so. Allora proseguiamo adesso a vedere la parte bassa dell'area del teatro. Come avevano bloccato secondo le costruzioni, non hanno più detto, non hanno più parlato, però c'è arrivare l'altra gente, persone. Questo è l'edificio scenico, esatto, di qua e di là. Questo probabilmente era il muro che chiudeva la parte posteriore della scenografia, diciamo. Sì, questa, che poi è un muro reticolato che hanno visto che prosegue un po' per tutto il perimetro dell'area urbana che è stata ritrovata. Qui invece dovrebbe essere la zona del palcoscenico. Ma non solo, io pensavo anche qui che questo muro reticolato fosse soltanto in questa posizione, invece adesso entrando vedete che anche il perimetro, di nuovo tutta la casa, poggia sull'opus reticolato. Quindi e vi dovete immaginare quindi qui la zona del palcoscenico, qui la scenografia, cioè il muro scenografico di chiusura, e la cavea, cioè dove la gente vedeva dove siamo stati sopra al primo step. E quindi un teatro del genere, anche questo è un teatro importante, non è un teatro che viene fatto per un piccolo borgo. È un grosso edificio scenico, sì. Il professor Barattolo dell'Università di Macerata. Quindi quest'anno abbiamo il professore che ci accompagna pure lui nella. È molto interessante. E le quinte di un teatro. Dove venivano a cambiarsi? Sì. Cambiare il personaggio. Esatto. C'è il palcoscenico, no? Dietro le quinte. Si chiama proscenico. Poi c'è la scena, la scheretta. E di solito è decorata con nicchie, con colonne. Dietro. Si guarda le torri. Non è il palcoscenico, è un ridotto che serve proprio per gli attori, le cose. Sì. Allora adesso attenzione, io. Questo andava su, dovete immaginarvi sì. Che andava su. Quanti metri poteva essere? Non si può dire. Però dallo spessore non era basso. Perché questo sono almeno due piedi e mezzo romani. Sì. Ad occhio e croce. Sì. Ad occhio così. Questo va su, Ma tanto. Poi siamo a livello di calpestio antico per niente. No, questo scende ancora. Sì. Allora, vediamo un attimo qui dentro. Ma Susi, che materiale è? Sembra cemento la malta che c'è in mezzo. Si chiama Opus Cementitium Romano. Cioè questo è cemento romano? Sì. Non ci credo. Allora, la differenza tra quello nostro e quello loro è che noi ci mettiamo il ferro che si arrugginisce e che scoppia. Sì. Loro non ce lo mettevano. A secco di ferro. Sì. Perciò durano i ponti romani nelle mura, noi ci casca la casa. Ah, okay. Ma c'è qualche collega in architettura? No, studiato. Allora, vediamo un po' se quella cosa riusciamo così. Attenzione qui, c'è qua. Come si prende? Attenzione, quindi c'è la possibilità di entrare. Secondo te devi. Potete entrare, questo è un po' più ampio. Se il professore è così si può rendere conto dell'imponenza di questa struttura che poi prosegue. Da dove siamo scesi è tutto così.
Io vedo di fotografare. E questo sempre perché la donna è curiosa. Stavamo se vedete, ecco, pulito. Questo mi entra così. Scusate, se vi mettete, ecco così, viene una fotografia di tutta la fronte. Ecco, perché io ho un grandangolo gigantesco. Ora vediamo com'è venuta. E infatti. Perfetto. È venuta perfetta. Molto interessante, perché poi questo va così. Prosegue. Da dove siamo scesi, professore? È tutto così, eh? È tutto così. Sì, questa tutto... probabilmente è la fronte, sì, dell'edificio scenico, cioè proprio la schiena. Il proscenio. Professore, ma due piedi romani erano quasi un metro? Due piedi romani erano quasi un metro la misura? Una novantina di centimetri. La misura di cosa? Ha detto due piedi romani, sono quanto è un piede romano? E 29,6. Quindi 30 centimetri scarsi. 0,296. Ah. 30 centimetri, questo 60. Scusate, mi fate fare una foto a quest'angolo, via le ombre. No, le becco, via le ombre. Un secondo solo, abbiate pazienza. Ecco, fatto, grazie. Ok, questo è un muro che si tiene. Diciamo che questi in epoca moderna era il... Dove sta il pollaio? È un pollaio. Allora, se potete vedere tutta l'area, ripeto, ripulita, per i ragazzi dell'associazione, sì, che vengono qui, puliscono ogni primavera dall'erba che ricresce. No, ma immagino che ovviamente è un lavoro... E questa è diciamo, la parte originale, era, no? C'era, secondo me qua siamo già a livello. C'era questo? Già... Sì, questo qua. Attenzione, ci questo è il livello originale. Sì. Diciamo che devono vedere anche altre persone. Bene, facciamo andare in casa. Pure qua. Hai visto Pepì? Vedi come si lavorava una volta Pepì? Stava dicendo il poliziotto, faceva una scuola di buona veramente ci dalla parte opposta due fodere, diciamo. Ah, e poi dentro con le punte dentro delle piramidi. E poi colavano dentro un pappone cementizio. Quando faceva il tubo diventava più duro del granito. Ma da cosa si vede che è di ottima qualità? Cioè... È dalla qualità, la regolarità delle dimensioni dei tufelli, la regolarità della tessitura, tutto preciso, allineato perfettamente. Appena c'ha qualche leggera ondulazione. Ma perché è l'olografia. Questo diceva di che fatto il materiale cementizio, cioè cosa c'è dentro si dice. E qua c'è tutto. L'hanno inventato. Per la prima volta nel mondo antico i romani inventano calcestruzzo. È quello che gli ha consentito di fare opere che resistono. Si facevano calcestruzzo per i riempimenti, per le strutture. Cocciopesto per fare tutta la parte. La parte idraulica che non facevamo le cisterne, quindi di Istanbul pure fatto Beton ha fatto un brevetto di calcestruzzo. Calcestruzzo romano. Io dico sempre che i romani erano degli alieni. Ma si per fare radiante a casa erano alieni, senza computer, senza questo. Credo. E mantenevano il globo. Lì si doveva fare lo sport, cioè, prima si facevano gli esercizi nella palestra che è quasi sempre annessa all'edificio del palazzo, poi tutti sudati si cominciava a fare i vari bagni. Quindi io già so e poi si discuteva, si parlava di politica, si facevano gli affari, si comprava, si vendeva, proprio... ci passavano tutta la sera, no, era come una dalle 4 del pomeriggio fino a cena. Come i turchi oggi, no? È la mamma. E in Turchia, identico, io c'avevo un amico che aveva messo su una mamma a Istanbul.
non so se qualcuno di voi è mai stato a Istanbul, ma a Galata c'è un'enorme arteria che si chiama Istiklal Caddesi, che è una grossa arteria, diciamo, dove c'è negozi, boutique, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Lui aveva creato questo hammam e la sera gli arrivavano gli impiegati, gli impiegate che uscivano dalla banca, dall'ufficio, andavano lì, si pigliavano prima il tè, poi si facevano tutti i bagni, i cicli completi, e poi ordinavano a ristoranti intorno le cene, dopodiché se ne andavano a casa. Se ne andavano a casa a mezzanotte le una, Infatti qui uno hanno pulito tutto l'anno scorso, l'anno fa prima del Covid, tutto il muro hanno pulito e tutti hanno posto le regolati, tutto quanto. Però, professore, non erano feste. Non erano feste, perché qua sopra vediamo l'opposto del bello, reticolato. Sì, certo. La parte di sotto che non doveva essere vista, era posto cementi. Che si mettevano a lavorare. Infatti quando ho visto ho detto no, non può essere. Sotto è proprio così.